del 2015. Il caso era questo: amministratore uscente non tarda a consegnare la documentazione condominiale al nuovo amministratore. Perché tarda? Perché innanzitutto viene il vecchio amministratore viene revocato dal condominio. Il vecchio amministratore ritiene che questa delibera di revoca non sia legittima, quindi lui si comporta come se continuasse a essere il loro amministratore. Il nuovo amministratore chiede la consegna dei documenti, questa consegna non avviene. Il condominio quindi per mano del nuovo amministratore fa un 700, viene concesso questo 700, questo provvedimento del giudice che ordina al vecchio amministratore di consegnare la documentazione. La documentazione, nonostante ciò, ancora non viene consegnata e quindi a questo punto, visto che è il giudice che emette il provvedimento cautelare che deve stabilire quali sono le modalità per far conseguire l'obbligo di fare, che cosa fa il nuovo amministratore condominiale? Adisce ulteriormente ancora il tribunale chiedendo che stabilisca quali sono le modalità. Ovviamente il vecchio amministratore, pur avendo avuto il precetto con l'ordinanza del tribunale spedita in forma esecutiva, non si adegua. Viene appunto fatto un nuovo giudizio che è 669 duodeces e qui il tribunale che cosa fa? Stabilisce che chi debba portare a casa i documenti al nuovo amministratore sono gli ufficiali giudiziari, ma la cosa particolare è che dà un termine al vecchio amministratore per indicare il luogo dove sono tenuti questi documenti o comunque insomma consegnarli personalmente, e in più gli dà il termine di 5 giorni, stabilendo però che per ogni giorno di ritardo rispetto a questo termine il vecchio amministratore debba pagare una penale. Bene, così almeno insomma anche le casse condominiali hanno sicuramente la possibilità di respirare un po'. Quindi sicuramente è un caso particolare e in questo caso ovviamente l'amministratore nuovo si è diciamo posto su due lati, sia dal lato civilistico, per cui sicuramente avrà penso poi ha fatto un'azione di responsabilità professionale nei confronti del vecchio amministratore, però si è costituito poi anche parte civile nell'ambito del processo penale di cui all'articolo 646 per appropriazione indebita. Quindi anche non solo chi diciamo ruba il gruzzoletto va a finire male, ma anche per chi non si adegua a quello che è la normativa del condominio, che prevede proprio il passaggio di consegna dal vecchio al nuovo amministratore. Grazie mille. Ecco, io adesso vorrei affrontare una questione annosa e recupero crediti. Qualcuno sorride, ma tra l'altro, come dire, il recupero crediti tante volte è visto sempre nei confronti dei condomini, ma abbiamo un recupero crediti magari che viene richiesto dai fornitori al condominio, quindi abbiamo la possibilità in mediazione, non so, questa doppia valenza, ce ne vuole parlare, ne parli tu, Iva? Prego. Prego. Poi penso soltanto a te che non è troppo. Ma tu incanti la tela. Non credo. Allora, due punti di vista Giorgio ha rappresentato. L'amministratore che recupera il credito nei confronti del condomino non in regola con i pagamenti, e l'amministratore che gestisce le difficoltà di pagamento con i fornitori, o perché è il fornitore che avvia il recupero del credito, o perché in qualche modo voglio evitare di subire un debito ingiuntivo, non tanto cioè per evitare poi di intervenire in una posizione di credito oppure non avendo gli elementi dover
pagare. Entrambi hanno dei risvolti gestionali che non c'entrano con quelli legali, entrambi hanno dei risvolti legali, entrambi hanno dei risvolti tecnici. Partiamo da recupero crediti fornitore amministratore. C'è una sentenza del Tribunale di Milano, magistrato Gentile, luglio 2015, che è stata commentata da Marco Marinaro sul Sole 24 Ore nei giorni successivi alla pubblicazione della sentenza. Il mediatore ero io, l'edizione è stata fatta in ICAF e era un avvocato di Milano che per conto di una delle più grosse società di riscaldamento, quindi amministratori qua presenti sicuramente conoscono, no, di erogazione di servizi, gestione centrale termica, erogazione di riscaldamento, servizi energie, insomma una delle più note che si relaziona abitualmente con gli amministratori, sono 4-5 le più grosse, poi sono tutti gli altri, una di quelle, deve recuperare dei crediti, allora depositano da noi una cinquantina di procedimenti di mediazione. Uno di questi è quello che è finito sul giornale come caso evidentemente di mediazione non è andata a buon fine, perché saluto emettere una sentenza giudice vuol dire che non abbiamo contribuito alla deflazione del carico della giustizia. In che modo il giudice si è espresso? Il giudice dice: rilevo dal procedimento di mediazione, dal verbale del procedimento, rilevo dai verbali del procedimento di mediazione il comportamento della parte convenuta al condominio, convenuta dalla società. Rilevo che la società avrebbe potuto agire quantomeno per la parte fissa di contratto con decreto ingiuntivo, rinunciando ad agire in un primo momento, confidando nella finalità deflattiva del ricorso alla mediazione. Rilevo che l'amministratore ha partecipato all'incontro di mediazione facendo verbalizzare al mediatore che partecipava al solo scopo di dire che non poteva nessuno affermare che non fosse presente, perché ovviamente fisicamente era davanti a lui il suo avvocato, ma che nessuno potesse dire questo, ma che in ogni caso se avessero avuto i soldi avrebbero pagato l'impresa e non l'organismo di mediazione, quindi loro in mediazione non intendevano entrare e quindi se ne andavano. Ma che si verbalizzi che noi ci siamo, ma ci siete ed entrate o ci siete e non entrate? Ci siamo all'incontro preliminare, all'incontro di programmazione, ma non entriamo in mediazione, non abbiamo, quando avremo i soldi pagheremo, non c'è nulla da mediare. Benissimo, cosa ha fatto ICAF? Un avvio unilaterale. È presente la possibilità di fare l'avvio unilaterale nel 2%-3% dei regolamenti in tutta Italia. È molto